Mister Franceschini, 0-0 in questa partita a Viterbo contro la Romania, abbiamo creato molto, rischiato poco, il gol però non è arrivato. Sì, non è arrivato, abbiamo fatto una gran mole di gioco, nel primo tempo qualche difficoltà in più, nel secondo tempo siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, è mancato un po' di qualità negli ultimi metri, nella finalizzazione, nell'ultimo passaggio. E per cui ecco, dobbiamo migliorare anche un po' in questo, però sono soddisfatto insomma, del percorso che abbiamo fatto e soprattutto queste partite quando non riesci a concretizzare si rischia anche magari di prendere dei contropiedi pericolosi, noi siamo riusciti a non subirne per cui sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo visto una squadra camaleontica, 4-1-4-1 all'inizio, poi abbiamo chiuso con due attaccanti davanti, al di là del risultato la prestazione è stata soddisfacente oppure no? Allora io chiedo sempre ai ragazzi di fare la prestazione perché il più delle volte quando si fa la prestazione arriva anche il risultato. Io sono soddisfatto a metà diciamo perché nel primo tempo abbiamo fatto troppi errori tecnici e abbiamo attaccato poco la profondità. Nel secondo tempo abbiamo aumentato l'intensità del gioco, il giro palla è stato più veloce, abbiamo fatto le cose per bene, non è arrivato il gol ma abbiamo creato molte più azioni e il gioco è stato molto più veloce e più rapido, i ragazzi hanno fatto insomma quello che dovevano fare. Hanno giocato tutti, questa è una cosa importante, vedere insomma, che tutti crescono, che tutti sono contenti di stare in questo gruppo e lavorano per bene è un motivo di soddisfazione. Questa amichevole ha chiuso il 2017, tu sei in sella da agosto, 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, un bilancio soddisfacente per questa prima parte della tua esperienza sulla panchina dell'Under 18? Sì, ripeto, secondo me è un bilancio soddisfacente, soprattutto nel seguire i ragazzi, vederli crescere nel loro club, ma soprattutto vederli che quando arrivano qua hanno voglia di mettersi in mostra, che riescono comunque a recepire quelli che sono il nostro modo di giocare, che cerchiamo di trasferire noi del Club Italia. E soprattutto sono convinto che queste partite internazionali diano ai ragazzi tantissimo. Il campionato primavera è un campionato ottimo, ma queste partite di livello internazionale ti danno qualcosa in più che fanno crescere più in fretta i ragazzi.